Massimo Ranieri, la drammatica storia della figlia. Massimo Ranieri ha una figlia di nome Cristiana Calone, come ormai in tanti sanno. Quest'ultima è stata riconosciuta dal noto cantante soltanto negli anni 90, mentre Cristiana era nata quando lui aveva soltanto di 19 anni. Nel corso di un'intervista, la Calone ha parlato della sua vita ma anche del rapporto con suo padre, che inizialmente di certo non è stato semplice. Massimo Ranieri, le parole della figlia Cristiana Calone: non mi interessa dei soldi di mio padre. Massimo Ranieri ha avuto una figlia in giovane età, Cristiana Calone. Nata nel 1970, l'artista l'ha avuta da una delle sue prime fidanzate, Franca Sebastiani. Per quel periodo, era una vergogna avere un figlio senza essere sposati, ed i suoi discografici ci misero lo zampino affinché lui non la riconoscesse. Quindi la bambina in un certo senso è stata strappata dal padre. Il cantante non l'ha mai riconosciuta, se non 20 anni dopo, negli anni 90, quando ormai la ragazza era maggiorenne. Le presentazioni ufficiali al pubblico, in televisione, sono avvenute soltanto nel 2007. In un'intervista al settimanale Chi, Cristiana Calone ha parlato della sua vita, svelando molti retroscena. Innanzitutto la donna ha pubblicato un libro, Riconosciuta, in cui parla delle difficoltà che ha dovuto affrontare, crescendo senza un padre. La Calone ha dichiarato di non avere alcun rancore nei confronti di suo padre che, a suo dire, ha fatto tutto nei tempi giusti e in quelli che sentiva. Inoltre, ha raccontato anche che la storia con sua madre, secondo quanto le è stato raccontato da Massimo Ranieri, è stata una storia intensa e di vero amore indipendentemente da quanto poi sia durata. Cristiana ha aggiunto che dovevano anche fuggire per vedersi di nascosto, e lei ha ritenuto che tutto questo fosse molto emozionante. La figlia di Ranieri, poi, ha aggiunto che i soldi non c'entrano con il rapporto con suo padre. Infatti lei ha sempre fatto tutto, dalla donna delle pulizie alla cameriera o la cubista, e l'interesse verso suo padre non ha niente a che fare con i soldi. Massimo Ranieri, Cristiana Calone difende il padre, l'ho accettato per come è. Cristiana Calone, nel corso dell'intervista, ha dichiarato che il momento in cui suo padre Massimo Ranieri l'ha presentata in diretta TV, è stato molto importante per lei. Infatti Cristiana ha sottolineato che l'artista è un uomo molto riservato, e mettersi in gioco così, dicendo davanti a tutti questa è mia figlia, non è stata una cosa semplice per lui. Cristiana ha poi difeso il padre, dicendo di non avere rancore verso di lui, e di averlo accettato esattamente come è, perché non può cambiare. Nel 2015, la mamma Franca ha perso la vita a causa di un tumore, ma Massimo Ranieri in quel frangente non era presente. Anche in questo caso, però, Cristiana non se l'è presa con il padre, dichiarando che ognuno vive il dolore a modo suo, e lui ha preferito farlo in forma privata. Facendo quindi semplicemente una scelta diversa. Voi che cosa ne pensate? Che idea avete su quanto ha detto Cristiana Calone, e siete d'accordo con lei o no? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.